E allora sono stati assegnati sulla base dei quozienti per la lista, alla lista 11, 11 consiglieri, alla lista 15, 5, 6 consiglieri, alla lista 14, 3 consiglieri, per un totale di 20 consiglieri. Tecnicamente si chiama premio di maggioranza, politicamente si definisce vittoria schiacciante. Il sindaco Federico Basile avrà dalla sua parte 20 consiglieri su 32 e da questo punto, come presidente dell'Aula, ci sarà il protagonista politico di questa tornata elettorale, il leader di Sicilia Vera ed ex sindaco Cateno De Luca. A Palazzo Zanca la commissione elettorale presieduta dal magistrato Corrado Bonazinga sta ultimando il suo minuzioso lavoro di conteggio e riconteggio dei voti. Questioni tecniche, la partita politica è chiusa e a vincitori e vinti sarà un'amministrazione comunale che potrà ottenere l'approvazione dei propri provvedimenti senza ostacoli. Per il sindaco Federico Basile, per la sua giunta, nel bene e nel male, non ci saranno alibi. Ripeto, non è mai stato un problema di alibi, ma di rapporti che contrapposti in maniera forte poi hanno portato probabilmente nell'ultimo anno ad un rallentamento che oggi non ci possiamo più permettere, perché la città ha dato un chiaro segnale di continuità rispetto alla mia candidatura, che oggi mi vede protagonista sia con un grande margine di consensi personali come sindaco e come consiglio comunale, rispetto alla legge che abbiamo saputo ben interpretare, che quindi ci consente di amministrare, per come sappiamo fare, bene e con solidità. Io sono il sindaco a capo di una giunta, il consiglio comunale avrà i suoi equilibri legati alla consapevolezza che avere 20 consiglieri su 32 con il premio di maggioranza vuol dire che il progetto è stato ampiamente condiviso da chi ci ha dato fiducia, e quindi i 20 consiglieri sapranno esattamente cosa devono fare, quindi è chiaro che il mio imprinting rispetto alla data di insediamento, che mi auguro a questo punto sia veramente presto rispetto anche ai ritardi che si sono accumulati, e servirà a dare ancora di più corpo al risultato elettorale che ci vede oggi protagonisti.